diplomatico, saluto a tutti per questo, dovrebbe essere il sesto video di Cazzo al Gamer, la rubrica, come dire, seria, culturale, ma niente di tutto ciò, ma più o meno, voleva esserlo, non ci riesce molto bene, del mio canale, e in pratica in cui andremo finalmente, un video, cioè, finalmente a vedere il gioco Space War, altrimenti noto come Gunnak, anzi, originariamente noto come Gunnak, noto come Space War in qua in questo crocchio. Insomma, andiamo a vedere Gunnak sulla Gigos TV Active 25. La registrazione è stata fatta con la nuova arrivata, la scheda di acquisizione EasyCap, la qualità è un po' quella che è, soprattutto dal punto di vista dell'audio. Chiedo scusa così subito, però... Vabbè, insomma, sono cose... All'inizio, per il primo video, quello di World League Basketball, che potete vedere qui sul canale, pensavo fosse colpa mia perché avevo inserito male i pin, però invece, evidentemente, proprio la schedina a non avere questa qualità così buona. Allora, in pratica, veniamo a parlare del gioco. Adesso mi dovete guardare lo schermo del computer, davvero un abbo. In pratica si tratta di uno shoot'em up del 1991 per il NES, uscito nel NES nel 1991, prodotto dalla ASCII, realizzato dalla Compile e pubblicato dalla ASCII, ecco, adesso così sono preciso, anzi, dalla ASCII in America, quindi ASCII, e dalla Tonkin House in Giappone. Bene, dunque, questo è un classico shoot'em up di quelli come se ne vedevano alla fine degli anni 80, primissimi anni 90, visto che è un gioco realizzato nel 1990 ed uscito nel 1991, e qui in pratica ci troveremo nelle parti del capitano Gunnak, un pilota militare che deve difendere la colonia terrestre chiamata Iota Sintetica, nome molto triestino, bene, da un improvviso attacco di creature mutate causato da una radiazione solare. Causato da una radiazione arrivata attraverso il sistema solare. Ecco, bene. Adesso sto leggendo la Wikipedia, come si vede, il comandante Gunnak, anzi, è il figlio del leggendario Xan, che fu il protagonista di un altro sparatutto, un altro shoot'em up, sempre della Compile, che si chiama Zanak, che uscì nel 1986 per l'MSX, il NES, e poi è stato portato anche sulla Virtual Console della Wii, sulla PlayStation e sul PlayStation Network. Non avendo giocato alla versione originale del gioco, anche questa è una mail che mi è arrivata sul telefono, non avendo giocato alla versione originale del gioco, devo dire che sì, è un porting abbastanza povero, cioè ho una riduzione della qualità grafica, però è buono, cioè si lascia giocare. E comunque, le altre cose da dire su Gunnak, che si tratta di uno dei giochi più rari e ricercati per il Nintendo Entertainment System, e così, tempo fa avevo provato a cercare la sua cartuccia su eBay, la vedevo a prezzi assurdi, tipo, non mi ricordo quanto, mi fa sopra gli 80 euro. Vabbè, per una console da 8,50€ non c'è male, anche se vabbè, con qualsiasi emulatore ottenevo i risultati migliori. Bene, dunque, a questo punto smetto di dire cazzate, vi lascio al video e vi saluto ancora una volta al prossimo Cazzo al Game. Ciao!
Thank you.